Primo test di spessore per la Vastese targata Amelia. All'Aragona arriva il Benevento di Filippo Inzaghi. I due campioni del mondo nel 2006 si ritrovano dopo l'esperienza al Milan, in cui furono compagni di squadra. Ad avvio gara un minuto di raccoglimento per il fratello di un tifoso scomparso di recente. Pronti partenza via ed è subito il Benevento a fare il gioco, come era logico aspettarsi. I campani schiacciano sull'acceleratore, al primo affondo passano, il minuto 5, Sause ne va sulla destra, cross al bacio per la corrente di Serio che di testa insacca l'1-0. Al dodicesimo arriva il raddoppio con Kragl che raccoglie e incrocia con il mancino per il 2-0. Minuto 36, il Benevento va vicino al tris con Vokic che lavora un pallone in aria, calcia a giro ma la sfera si stampa sul palo con Di Rienzo spettatore. La Vastese al 38esimo accorcia le distanze con uno stacco imperioso di Cardinale, il numero 3, tutto solo, impatta di testa e trova il gol del 2-1. Si va a riposo con questo risultato. Nella ripresa girandola di cambi come consuetudine, ma è la formazione di casa che sembra averne di più ad avvio di secondo tempo. 16esimo Stivaletta, calcio a botta sicura, Montiposi immola e respinge. La sfera finisce tra i piedi di Esposito che si coordina e trova il tocco da biliardo per il momentaneo 2-2. Dura poco la gioia della Vastese, il Benevento torna avanti al 24esimo con un tap-in di Goddard dopo leggerezza dell'estremo biancorosso che non trattiene la sfera. Gli aragonesi tornano pericolosi in contropiede al 33esimo con il solito Stivaletta che conclude, bravo il portiere campano ad opporsi. Al 44esimo la Vastese trova il 3-3 con un bellissimo gol di Esposito che incrocia con il destro dopo un micidiale contropiede. Per lui questa sera è doppietta. Finisce con questo risultato l'amichevole tra Vastese e Benevento. Per i biancorossi di Marco Amelia sono arrivate ottime indicazioni da questa sfida. Per la squadra di Inzaghi è tempo di pensare alla prossima gara contro il Pisa. Marco Amelia, una bella Vastese contro il Benevento, un buon 3-3. Sì, no, buona prestazione dal punto di vista dell'agonismo, dei concetti, e questo mi piace. Mi è piaciuta anche la reazione, perché quando vai sotto di due gol poi devi provare a recuperare, non è facile, soprattutto quando ci sono due categorie di differenza. L'abbiamo fatto bene mantenendo l'equilibrio, però ecco, queste sono partite che servono dal mio punto di vista a far crescere il livello mentale dei ragazzi, perché quando ti scontri contro giocatori di Serie B che hanno un'esperienza importante, allora puoi assimilare nel modo di fare soprattutto di ragazzi più giovani quell'atteggiamento che hanno i professionisti, che serve a far crescere questa squadra. Quello che abbiamo visto è buona personalità di alcuni ragazzi che sono usciti in campo oggi. Sì, è quello che chiedo. Io ho scelto i ragazzi soprattutto per questo aspetto. Qui c'è da dimostrare in campo di partita in partita, soprattutto quando vai a affrontare partite più difficili, e ci vuole gente che lo sappia fare, non solo preparata tecnicamente, non solo preparata fisicamente, ma che abbia anche quella personalità di poter giocare a calcio, di poter gestire i momenti della partita, di poter gestire la partita per come poi vanno nei vari situazioni, come può essere andare sotto oppure andare avanti, e credo che oggi i ragazzi l'hanno fatto benissimo. Ora si pensa anche al primo impegno ufficiale in Coppa Italia contro il Chieti, una gara molto sentita per la città di Vasto. Sì, è una gara sentita, ma per tutte e due le città, e mi farebbe piacere vedere lo stadio pieno con tutte e due le tifoserie a creare una coreografia che fa bene al calcio, e questo me lo auguro di cuore, perché il calcio è questo, il calcio è dei tifosi, e i tifosi devono regalare lo spettacolo principale, poi al campo ci pensiamo noi, e naturalmente cercando di vincere, cercando di passare il turno, perché la Coppa Italia è qualcosa a cui teniamo di parallelo al campionato. Mister Inzaghi, il suo Benevento qui all'Aragona, un test contro una buona Vastese, quali indicazioni ha accolto? Ma siamo partiti molto bene, insomma, abbiamo fatto i due gol e poi ci siamo rilassati un po' troppo, questo non va bene, mi ha fatto arrabbiare, però insomma oggi era un test valido per vedere chi ha giocato meno, avevamo in campo qualche ragazzo del 2001, per cui è stato un buon test, e adesso insomma prepariamoci alla prima di Pisa, che insomma è quella che conta. Oggi è stata l'occasione per rincontrare un suo vecchio amico, Marco Amelia. Ma mi ha fatto molto piacere rivederlo, insomma gli faccio complimenti, perché Vastese ha fatto un'ottima partita, insomma siamo grandi amici, e un in bocca al lupo per il
campionato, perché so che qua insomma c'è un grande tifo, ci tengono molto e mi auguro che Marco faccia bene.